grazie, la voglia di fare tante cose, ecco, no, e quindi è la possibilità di fare tanto. Quando facevo teatro, vabbè, non mi si conosceva, perché le prime cose a teatro, appunto, le cantine, ci venivano pochi parenti, insomma. E quando poi ho cominciato a lavorare, lavoravo tantissimo a teatro, quindi anche nelle grandi compagnie, facevo piccole parti, piccoli ruoli per lavoro e per imparare, per guadagnare, per imparare, insomma, per quello che si fa, che fanno tutti. Quando ho cominciato a lavorare poi subito dopo, molto giovane ancora, in televisione, con i programmi satirici come quelli della Gialappa, sono quelli di Serena Dandini, e andavo molto bene in quel contesto. E quando mi proponevo la gente, i provini, per il cinema, non piacevo più perché ero televisiva e avrei dovuto continuare a fare quello, perché per il cinema ero televisiva. E quando poi quando andavo a teatro, dove io facevo prosa, non facevo gli stessi personaggi, non mi è mai piaciuto mischiare i generi, e quindi facevo prosa, alcune persone venivano un po' con le braccia conserte a dire ma perché non ho fatto i personaggi? Oppure farai i personaggi, stiamo un po' a vedere, magari erano i teatri all'italiana, teatri stupendi, come questo no, insomma, belli. E c'era un pubblico di abbonati del teatro che venivano un po' con un po' di sospetto, poi per fortuna è sempre andata bene anche a teatro. E quando però poi si sapeva che facevo teatro, per il cinema ero un po' televisiva, ma troppo teatrale per il teatro. Tra l'altro la prima cosa mi dicevano, ma tu fai personaggi? No, io racconto, faccio prosa, cioè non... Quando ho cominciato con il cinema, insomma ho avuto la possibilità di farlo, l'ho fatto sfruttando quello che era, insomma, ho insistito, ma non per fare cinema, perché insomma ho avuto la possibilità di farlo e l'ho fatto giocando certo non sulla fisicità, ma sulla... il registro che sapevo usare e che è storicamente usato più dagli uomini, che è quello dell'umorismo, della comicità. Storicamente usato più dagli uomini perché è stato permesso di farlo più agli uomini. Storicamente anche usato da quelli che hanno qualche difetto fisico. Storicamente e non si presentano esattamente come ti presenti tu. No, però se tu pensi, prima hai nominato Monica Vitti, che io non, insomma, venero, e Monica Vitti era una donna bellissima, una bellezza. Lo è tuttora. No, era una ragazza. No, dico, ma nonostante la situazione in cui si trova tanti anni. Però quando arrivava sul palco, era una ragazza, mi ricordo negli spettacoli televisivi, arrivava sul palco ed era, te la ricordi la canzone con lei in che piede? Era una bomba, era veramente una bomba. Io immagino il pubblico che vedeva questa ragazza bellissima, formosa, con quel che ti faceva ridere. Quindi io penso al pubblico maschile che poteva guardare una dea e poi essere così spiazzato perché quella dea non era una bambola, quella dea ti faceva ridere, ma tanto. Perché e le donne, era vera? Perché era vera? Sai perché era vera? Perché lei era come Alberto Sordi, lei quando aveva 20 anni si vestiva in modo verosimile, andava in giro per Roma come Sordi, si vestiva da cowboy, e così che Steno lo incontrò e tutti la prendevano in giro, quindi non si vedeva nemmeno la sua avvenenza, talmente era folle. Poi ha cominciato addirittura come doppiatrice e poi si chiamava pure Anna Ceciarelli. Come dire, non è una roba che aiuta, però essere veri aiuta, essere veri. Sì, e poi devo dire che tante donne hanno fatto comicità, perché penso agli sketch, penso anche ai primi sketch femminili televisivi, penso a Franca Valeri, quelli di Franca Valeri, Pubblici Valori, facevano delle cose, io le rivedo sempre quando le danno, e sono dei capolavori. Ce n'erano come di donne che facevano comicità. Valori Panelli, vabbè. Coppie nella vita, come la tua, coppie nella vita.